Il primo a rendersi conto che Cristoforo Colombo non era sbarcato nelle Indie, ma in un nuovo mondo, non fu, come noto, il navigatore genovese, che anzi morì senza rendersi conto di avere scoperto l'America. Fu un altro italiano, il lombardo Pietro Martire d'Anghiera, che in una lettera del novembre 1493 al cardinale Ascanio Sforza scrisse la frase famosa «Colonus ille, novi orbis repertor», coniando così quell'espressione «nuovo mondo» destinata a diventare comune, ma allora inimmaginabile. Negli anni successivi, Pietro Martire descriverà tra l'altro lo sbarco dei primi spagnoli nello Yucatan e la più straordinaria impresa del suo tempo, la conquista del Messico. Pietro Martire era nato intorno al 1457 ad Arona, sul Lago Maggiore, allora feudo dei Borromeo e terra lombarda, come del resto è tuttora la dirimpettaia Rocca di Angera da cui proveniva la famiglia. E continuerà per tutta la vita a definirsi Milanes, ex natali patria mediolanensis, Petrus Martyr Anglerie Mediolanensis, firma sempre le sue opere. Benché umili loco natus, forse da famiglia di piccola nobiltà decaduta, ricevette in gioventù un'educazione umanistica e a Milano frequentò la scuola del Filelfo presso la corte degli Sforza. Intorno ai 20 anni si trasferisce a Roma. Qui conosce il conte di Tendilla, soldato e uomo di grande cultura, che nel 1487 lo porta con sé in Castiglia e lo introduce alla corte della regina Isabella. Prende parte all'assedio di Granada, dove probabilmente conosce Colombo. Ordinato sacerdote nel 1492, cappellano di Isabella, prosegue la sua attività di educatore, maestro di umanesimo e segretario di latino, anche dopo la morte della regina, presso Fernando e l'imperatore Carlo V. È anche membro prima della Junta, poi del Consejo Supremo de Indias. Per oltre 30 anni ascoltò con pazienza i racconti di navigatori, esploratori e conquistatori e lesse i rapporti che arrivavano alla corte, cogliendo i fatti più salienti e ponendone a confronto le diverse versioni, spinto da un'irrequieta curiosità che gli aveva fatto trasformare la sua casa in un salotto, dove trovavano spesso ospitalità gli attori delle imprese che si andavano susseguendo al di là dell'oceano. Attraverso innumerevoli lettere in latino, raccolte nell'Opus Epistolarum, diffuse nelle corti di Europa le testimonianze di quanti sempre più numerosi accorrevano verso il continente aperto alla colonizzazione spagnola. Primo storico d'America, anche se lui personalmente non vi si recò mai. Le 8 Decades de Orbe Novo, pubblicate complete nel 1530, 4 anni dopo la sua morte, sono l'opera a cui è affidata la sua fama e a cui saranno molti ad attingere. Pietro Martire descrive i 4 viaggi di Colombo e le vicende dei primi navigatori e conquistatori, da Vasco Núñez de Balboa, scopritore del Mare del Sud, l'Oceano Pacifico, a Magellano, agli italiani Amerigo Vespucci e Sebastiano Caboto, fino a Cortés. Ma accanto alla storia dei vincitori, dedica anche ampio spazio agli indigeni, i vinti. Vede le popolazioni americane come gente che vive una vita semplice, immersa nella natura, ingenua e generosa, che non conosce il mio e il tuo. Non ha denaro né giudici che si lascino comprare, iniziando così quella disputa ideologica sul buon selvaggio che non può ancora dirsi conclusa.
La quarta e la quinta decade sono dedicate al Messico. Nel primo libro della quarta decade è raccontato il primo sbarco in Messico da parte di spagnoli provenienti da Cuba nel 1517. Interrogati su come si chiamasse quella terra, i nativi risposero Yucatán, che nella loro lingua significa non capisco. Pensarono i nostri che Yucatán fosse il nome della provincia e questo le rimase e le rimarrà eternamente. La descrizione dei centri abitati ricorda la città maya di Tulum, che ancora oggi erge i suoi maestosi edifici sulla bianca spiaggia caraibica. Case turrite, strade regolari, ben tracciate e selciate, piazze e mercati. Le case sono costruite di pietra o di massi cementati con la calce. Scale di 10 o 12 gradini conducono all'atrio e alle prime stanze. I templi sono magnifici, prossimi al lido ed edificati come fortezze. Questi indigeni sono di colore scuro. Non vestono di lana perché non hanno pecore, ma di cotone che tingono di colori bellissimi e tessono le tele egregiamente. Hanno del mais col quale fanno del pane non molto diverso dal nostro pane di miglio. I frutti della regione sono assai numerosi e le erbe e gli ortaggi svariati, diversi dai nostri. Non usano ferro né acciaio. I loro costumi possono sembrarci ripugnanti, ma questo dimostra l'accecamento e la stoltezza della razza umana. Non pensa forse l'etiope che il colore nero sia più bello del bianco e non siamo forse noi bianchi di contrario avviso? Un uomo calvo si crede più bello di un uomo capelluto. Chi ha la barba si ride di chi non ce l'ha. Sono le passioni che ci spingono e non la ragione che ci consiglia. E ogni paese si regge a suo modo. Due anni dopo, nel 1519, Hernán Cortés, partito da Cuba con 10 caravelle, 500 soldati, 16 cavalli e 10 cannoni, dopo una sosta all'isola di Cozumel, sbarcò sul continente e vinse la sua prima battaglia contro gli indigeni alla foce del fiume Tabasco. Credono questi indigeni che i nostri siano inviati dal cielo, perché così in pochi hanno osato dare battaglia a così grande moltitudine e che il cavaliere sia una sola cosa col cavallo. Regalarono agli spagnoli oggetti in oro e 20 donne come schiave. Tra queste c'era la figlia di un cacicco, Malinalli, poi conosciuta come la Malinche, che diviene l'interprete, la confidente e la donna di Cortés, strumento prezioso nella conquista del Messico, la più straordinaria e audace impresa di quegli anni. Pietro Martire racconta, attingendo alle cartas de relación che Cortés inviava in Spagna per esaltare il suo operato, come pochi soldati spagnoli, guidati da un infaticabile condottiero, si impadronissero con la forza del primo grande impero americano con cui erano venuti a confronto. Descrive la loro vittoriosa marcia fino all'altopiano, la magnificenza di Tenochtitlan, la futura città del Messico, le incertezze e la morte di Montezuma, la rivolta degli indigeni e la disastrosa ritirata di Cortés, la riscossa spagnola, la disperata difesa e la caduta della città. La città di Tenochtitlan, residenza del gran re Montezuma, è al centro di un grande lago salato, animato giorno e notte da canoe che vanno e vengono.
si dice che abbia più di 60.000 case, tutte di pietra, con grandi piazze circondate da portici dove si tengono mercati che vendono diversi cibi e tutte quelle merci che servono per la casa. Hanno templi magnifici dove si compiono sacrifici umani a diverse divinità, strappando il cuore alle vittime ancora coscienti. Non hanno ferro o acciaio, ma abbondanza di oro e argento, che fondono con grande abilità artistica. Oggi che dell'antica Tenochtitlan rimangono solo poche sparse rovine, si può avere un'idea della sua grandezza e imponenza dalla vicina città di Teotihuacan, fiorita fra il IV e il VII secolo. La piramide del Sole è la più grandiosa di tutta l'America precolombiana ed è collegata a quella della Luna dal lungo viale dei morti. Espressione anch'essa di una civiltà che Pietro Martire racconta e descrive con una sofferta partecipazione ai drammi umani originati dalla conquista. Nei due secoli successivi, altri Lombardi legheranno il loro nome al Messico. Pochi anni dopo la definitiva conquista di Tenochtitlan, trasformata dagli spagnoli in città del Messico, il primo viceré, Don Antonio Mendoza, e il primo vescovo, Fray Juan Zumárraga, chiesero a Juan Kronberger, tipografo in Siviglia, di impiantare una succursale nella Nueva España. Kronberger mandò a Città del Messico Juan Pablos, che lavorava nella sua bottega e che, secondo alcuni storici, era legato a lui da vincoli di parentela, che era nato a Brescia, come sottolinea più volte, firmandosi Lombardo, Brissensis, Brissensem o Brissano. Anche se si sa molto poco delle sue origini italiane, è probabile che il suo vero nome fosse Giovanni Paoli. Con un'opera stampata nel 1539, la breve e mas compendiosa Doctrina Cristiana in lengua messicana e castigliana, Juan Pablos diventa il primo stampatore d'America. Molti storici lo definiscono il Gutenberg americano e pochi anni dopo diviene proprietario della piccola impresa che porterà avanti fino alla morte nel 1560. Un'impresa che lavorava più o meno con gli stessi sistemi usati da questi tipografi artigiani che ancora oggi stampano a mano sotto i portici nei pressi della chiesa di Santo Domingo. Ogni pagina veniva intagliata a mano su una tavoletta di legno, incidendo carattere per carattere. Solo nel 1544 cominciò a usare i caratteri mobili in piombo. In 21 anni Juan Pablos stampa 59 volumi. Anche la carta era italiana e veniva portata dall'Europa in barili impermeabilizzati con la pece per conservarla nella lunga traversata. Tra i volumi stampati c'è nel 1541 un libro storico, La Relación del Espantable Terremoto en la Ciudad de Guatemala, di cui parla negli stessi anni anche Benzoni. Nel 1544 appare la prima incisione stampata in America. Diversi volumi di dottrina rivolti all'istruzione religiosa degli indios sono bilingui e costituiscono una preziosa testimonianza degli idiomi autoctoni. Non manca il Vocabulario Messicano di Fray Maturino Gilberti. Alla sua morte la vedova cede la tipografia al genero Pedro Ocharte. Nell'atto di trasferimento della proprietà sono elencate due macchine da stampa che furono un tempo proprietà dell'italiano Juan Pablos, primo stampatore del continente. Prima che Juan Pablos vi introducesse la stampa, la comunicazione rituale dei popoli americani che non conoscevano la scrittura avveniva, come già aveva osservato Pietro Martire, attraverso documenti pittorici che vengono generalmente chiamati codici. Cronache, tradizioni, letteratura venivano tramandati oralmente. Molti episodi della storia messicana vennero inseriti nella Historia General, compilata nel XVI secolo da Fray Bernardino de Sahagún,
che si dedicò per 20 anni a salvare dall'oblio quelle testimonianze di una cultura originale che altri suoi confratelli avevano cercato in tutti i modi di distruggere. Di codici precedenti alla conquista se ne sono conservati 16, non tutti sicuri, su tela, pelle o carta indigena, cioè di fibra di maguey, l'agave messicana. Come il codice colombino, una striscia di pelle di cervo lunga 6 metri e alta meno di 20 centimetri, ripiegata a fisarmonica. Prezioso per ricostruire la storia della regione mixteca. Qui sorgono le maestose rovine di Monte Albán, nei pressi di Oaxaca, uno dei principali centri archeologici messicani, riportato alla luce nel nostro secolo da Alfonso Caso. Fondata nel V secolo dagli Zapotechi, intorno all'anno 1000, la città venne conquistata dai Mixtechi, il cui nome significava gente delle nubi, e iniziò il suo rapido declino. Gli edifici del maestoso complesso cerimoniale si sono tuttavia ben conservati fino ad oggi. Nel 1932 venne scoperta a Monte Albán una tomba, nota col nome di Tomba 7, che viene considerata uno dei più ricchi ritrovamenti d'America. Il suo contenuto, oggi esposto al Museo di Oaxaca, ci dà un'idea della perfezione raggiunta dai Mixtechi nella lavorazione dell'oro fuso a cera persa. I gioielli sono la testimonianza di una cultura che proprio i codici ci hanno aiutato a ricostruire, grazie anche al lavoro silenzioso e tutt'oggi poco noto di un altro lombardo. Lorenzo Boturini era nato a Sondrio nel 1698. Un ramo della famiglia vive ancora in questa casa che si affaccia sui paesaggi maestosi della Valtellina. Boturini nasce in seno ad una famiglia piuttosto umile, anche se l'artigianato all'epoca in Valtellina, i lavori artigianali erano piuttosto remunerativi. Il padre era un maniscalco, un fabbro comunque, un lavoro che... di famiglia, di antica tradizione nella famiglia, ma Boturini comunque fin dall'inizio pare non del tutto contento o non del tutto sicuro che il suo cognome Boturini sia vero. Ha come un'intuizione di una antichità e una nobiltà non documentate. Da prima cerca ad Ardesio, origini possibili della sua famiglia, infatti ad un certo punto aggiunge al suo cognome quello di Ardes, e poi finisce per trovare tracce in Valsabbia, cioè in quel di Brescia, e lì attraverso un lavoro di ricostruzione di grande efficacia, di grande profondità, ricostruisce una storia familiare, una delle sue opere importanti, fra le altre, è proprio questa iniziale ricerca genealogica, araldica, che lo porta all'incontro di se stesso. Educato a Milano, che nel 1713 era passata sotto il dominio austriaco, dal 1725 lavora presso la corte di Vienna. Dopo diversi viaggi a Londra e a Lisbona, si trasferisce nel 1735 in Spagna, a Madrid, dove conosce la contessa Silva e Montezuma, discendente della famiglia imperiale azteca. L'anno dopo la contessa lo invia in Messico come amministratore delle sue proprietà, un'occasione rara, dato che le leggi spagnole vietavano agli stranieri l'accesso alle colonie americane.
Fin dal suo arrivo in Messico, Boturini coglie la continuità fra la mitologia autoctona e il cristianesimo nel culto della Nuestra Signora de Guadalupe, la cui immagine è venerata nel santuario che è ancora oggi il principale e più celebre centro di devozione di tutta l'America Latina. Qui, secondo la tradizione, la Madonna sarebbe apparsa all'indio Juan Diego e ogni giorno centinaia di devoti si trascinano sulle ginocchia fin dentro il santuario per dare testimonianza della propria fede. In quanto alla devozione di Boturini, che è una delle caratteristiche salienti della sua biografia e a quanto pare fa parte delle sue inclinazioni quasi naturali, diciamo che lui ripete costantemente che l'origine di questo suo amore mariano deriva dal fatto che lui viene salvato all'atto della nascita, viene salvato miracolosamente dalla Madonna, si suppone la Madonna di Tirano, poi lui trasferisce la sua devozione sulla Madonna del Pilar in Spagna, che secondo lui gli indica il cammino poi dell'America e lo salva da un momento di confusione esistenziale e intellettuale. Ma la vera grande devozione di Boturini è quella per la Madonna di Guadalupe, per la Virgen de Guadalupe, che rappresenta il momento fondamentale, la svolta fondamentale nella sua vita, la vera apparizione, se così si può dire, perché la Madonna di Guadalupe lo guida per mano non soltanto verso se stessa e verso il santuario del Tepeyac, ma soprattutto lo guida alla scoperta del mondo indigeno, dell'antico Messico. Quindi si può dire che è la sua Beatrice che gli fa strada verso il suo destino, un destino che purtroppo non sarà dei più felici, ma che comunque è uno dei più interessanti del Settecento dal punto di vista intellettuale e scientifico. Durante le ricerche sulle origini del culto mariano, scopre i primi documenti storici indigeni e converte il suo interesse scientifico alla riscoperta del passato messicano. Impara la lingua Nahuatl e percorre in lungo e in largo il paese per riportare alla luce la sapienza indigena. Con l'intenzione di scrivere una storia del Messico prima della conquista, colleziona una copiosa serie di documenti delle antiche culture, codici e cronache che costituiscono tuttora una delle principali fonti per la ricostruzione dell'antica civiltà messicana. Boturini si accosta a questi documenti rovesciando il disprezzo per il mondo indigeno. Cercando di conoscerlo e di capirlo, mostra la validità e la profondità della sua cultura di cui sogna la rinascita. Una posizione anticipatrice se si pensa che tutt'oggi le popolazioni indigene continuano ad essere emarginate, anche se il Messico è uno dei pochi paesi latinoamericani a riconoscere ufficialmente il valore delle sue radici autoctone. Per questi motivi entrò in conflitto con il nuovo viceré, conte di Fuenclara, che lo imprigionò per diversi mesi con varie accuse e infine lo inviò in Spagna per il processo. Durante la traversata venne anche assalito e depredato dai pirati inglesi. La vita di Boturini è costellata di momenti dolorosi e disgraziati, delusioni costanti, delusioni diciamo personali, professionali, e vere e proprie disgrazie. Giunge in America all'inizio del 1736, nel febbraio, e la nave su cui fa il viaggio, una piccola nave scorta del convoglio delle Indie, naufraga nel porto di Veracruz. Quindi il suo arrivo in America è veramente traumatico e disgraziato, ma la sua partenza dall'America, nelle condizioni pietose in cui avviene, a seguito di un incarceramento di molti mesi e delle umiliazioni più gravi, e
Questo viaggio di ritorno in epoca di guerra si conclude con l'abbordaggio della nave su cui viaggia da parte di una fregata inglese, con un combattimento di parecchie ore, con molti morti, con la resa della nave su cui viaggia e quindi nelle condizioni più disastrose possibili. Fuenclara aveva però sequestrato la sua preziosa collezione, che venne poi dispersa in vari paesi. Solo pochi pezzi sono rimasti in Messico. In Messico, Boturini era rimasto 8 anni. Nel 1746, 2 anni dopo il ritorno in Spagna, pubblica La idea de una nueva historia general de la América septentrional, una ricostruzione schematica della storia messicana per un futuro studio che non verrà realizzato, divisa in 3 epoche, l'età degli dei, degli eroi e degli uomini, in cui applica alla storia precolombiana le categorie vichiane. La precisione della cronologia, della storiografia e dei calendari, la provenienza dei popoli indiani dall'Asia, la perfezione della lingua Nahuatl sono alcuni dei temi affrontati ma rimasti purtroppo non sviluppati. Per il suo avere attinto direttamente alle fonti originali indigene anziché ai racconti dei conquistatori, può essere considerato un precursore della etnoantropologia. È giunto a noi un elenco dei documenti appartenuti alla sua collezione, 350 pezzi provenienti dalle diverse culture del paese. Scagionato dalle accuse, è nominato da Filippo V cronista en las Indias. Muore in povertà a Madrid intorno al 1755. Uno dei pezzi storicamente più pregevoli del suo museo è la tira della peregrinazione azteca, ma viene comunemente chiamato il Codice Boturini. Datato intorno al 1540, è uno dei primi redatti posteriormente alla conquista e si trova custodito nella biblioteca del Museo Nazionale del Messico. È una striscia di carta indigena di centimetri 540x20, piegata a forma di paravento e disegnata da un solo lato. Racconta la storia degli Aztechi, dalla partenza dal loro leggendario luogo di origine, Aztlán, fino all'insediamento nel bosco di Chapultepec, dove venne fondata Tenochtitlán. Il bosco è quasi al centro dell'attuale città del Messico, che con i suoi 25 milioni di abitanti è oggi una delle città più grandi del mondo. Qui sorge anche il Museo Nazionale Antropologico, che custodisce la più ampia, completa e straordinaria documentazione sulle civiltà messicane. E sul frontone interno del vastissimo patio riporta proprio la riproduzione del Codice Boturini.